Stasera è dura, parto dicendo così, stasera è dura. Stasera sarà molto difficile. Ho visto le formazioni, non sono tranquillo. Giocheremo con Chiesa e Di Maria davanti. Sicuramente è qualcosa di, da un certo punto di vista, stimolante. Io credo che Allegri abbia osato tanto questa sera. La formazione che ha schierato è francamente discutibile e ci sono delle cose che non comprendo, e non comprendo anche paragonandole a quello che è stato il turnover dell'altro giorno con il Napoli. Mi sembra una sorta di doppio turnover per non avere né col Napoli né con l'Inter mai effettivamente la formazione migliore in campo. Quindi sono molto curioso di vedere come andrà. Ripeto, secondo me Allegri ha osato tanto. Credo che non ci saranno vie di mezzo. Se si passa a genio perché ha beccato la formazione, se si esce c'è da assumersi delle responsabilità, perché la formazione di stasera, secondo me, lascia tanti dubbi, proprio anche relative alle condizioni fisiche dei calciatori, al di là del fatto che Cuadrado è squalificato e quindi non potrà essere presente per forza le cose questa sera, e che quindi De Sciglio risulta il giocatore obbligatorio, tra virgolette, in quella posizione lì. Beh, ci sono tante altre scelte relative alla difesa o al centrocampo o appunto all'attacco, che io in questo momento faccio un po' fatica a comprendere, devo dire la verità. Meglio tu o Luca Toselli? Meglio io. Hai ragione. Ma come hai ragione? Oh, ma come hai ragione? Ma come era? Adesso lo chiamo, dico Lello, ma che cazzo dici? Ah, mamma mia, dai, mi hai strappato un sorriso. Si è parlato più della grazia di Lukaku come lotta al razzismo, piuttosto che la Daspo che ha dato la Juve 171 tifosi che se la meritavano, e quello è veramente lottare contro il razzismo. Inizia in questo istante. Inter-Juve. No, è da solo! Rega, ma che buco è? Ma era da solo, erano da soli in due! Ma erano da soli in due! Ma guarda lì, ma meno male che Bremer la tocca e per culo rimpalla su Dzeko, ma meno male! Abbiamo già iniziato a lanciar lungo su Chiesa! Non si può essere già incazzati, eh? Sono passati 3 minuti. Il cambiare costantemente le carte in tavola era stato uno dei punti di forza della prima Juve di Allegri. Ma lì avevi una rosa, una squadra che era arrivata a un livello di consapevolezza irraggiungibile. E quando cambi, quando hai la fiducia e quando capisci quello che devi fare, è facile. Quando cambi e non hai nulla di preparato, non può essere una cosa vincente. Io comunque non capisco perché che Rubini sia ancora lì, cioè è inibito, non riesco a capire perché rimanga ancora dentro alla Juventus, vada a vedere le partite, sia in tribuna con la dirigenza, non capisco veramente. Niente, c'è la. Ma già, ma vedete che cazzo facciamo? Ma dai, ma è una barzelletta! Ma facciamo il possesso palla nella nostra area di rigore, ci facciamo pressare e poi lanciamolo e diamo a loro! Ma che cazzo stiamo facendo? A che pro? Cioè, quale efficacia ha questa roba qui? Quale efficacia ha questa roba qui? A che cosa serve? Qual è il motivo per cui lo fanno? Qual è il motivo per cui fanno una roba del genere? Perché? No, il problema è organizzare questa roba e fargliela fare. Cioè, dopo 10 volte che la fanno in stagione, devi andare in campo durante l'allenamento e dire: oh ragazzi, questa roba non va bene, la cambiamo perché non serve a niente. Invece, continuiamo a farla sempre. Allora si vede che va bene così. E allora la domanda è: perché la facciamo? A che cosa porta questa cosa? Qual è la ragione per fare sta roba qui? No. No, 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 ma non, con una facilità disarmante. Sembra il tonno tagliato con il grissino, invece la difesa della Juventus con un passaggio in verticale. Ma 15 minuti vergognosi abbiamo fatto, ragazzi, 15 minuti vergognosi. Tagliato un panetto di burro con un coltello, una facilità vergognosa, vergognosa. Ed è giusto che siano avanti anche, ed è giusto che siano avanti. Sono anche sbagliati e hanno fatto gol e se lo meritano lo stesso. Sì, il punto è che eravamo schierati tutti dietro la linea del pallone, tutti e 10. Tutti e 10 lì, prendiamo l'imbucata così. Oh, adesso significa che hai i prossimi 30 più 45, 75 minuti che non puoi difendere un cazzo. Non puoi difendere un cazzo. Non venitemi a dire che non è una volontà
giocare dietro, giocare cauti, per poi iniziare a giocare quando si va sotto. Non venite mai a dire che non è una volontà, perché è per certo una volontà, è per certo una volontà, è preparata in questo modo. No, già che siamo senza punti, se poi la alziamo pure, siamo sotto e senza punti e giochiamo palla per aria. Spiegatemi come si vince. No ragazzi, io non ci sto credendo, stiamo facendo la melina nella nostra metà campo, stiamo facendo il tiki taka, ma nella nostra metà campo, per poi perderla e prendere il contropiede. Io non ci credo, ma abbiamo fatto possesso palla nella nostra metà campo per perdere e prendere il contropiede. E poi devo sentire che difese contropiede fa schifo. Se fai un contropiede fatto bene, meraviglioso, loro in due passaggi sono arrivati in porta, noi 500 passaggi nella nostra metà campo per perderla e prendere l'azione. Devo sentire che non va bene giocare difese contropiede. Fossimo in grado di farlo un contropiede, sarebbe meraviglioso. Non sappiamo farli. Non osiamo mai minimamente, neanche per sbaglio. Andiamo all'indietro, sempre. Una tartaruga, un gambero, non è un calciatore, un gambero, va all'indietro. Adesso facciamo un gioco. Ogni volta che De Sciglio passa la palla indietro beviamo uno shot. Fra 5 minuti siamo ubriachi che vomitiamo sulla tastiera. No, guarda, questa è una partita preparata in maniera terrificante. Oh mamma mia, De Sciglio. Sapete cosa possiamo fare stasera invece di guardare Inter-Juve? L'altro giorno ho trovato le carte dei Pokémon di quando ero bimbo. Volete vederle? Così almeno facciamo qualcosa. Ma ogni tanto mi dimentico che c'è Chiesa. Vince 1-0 City. Cioè, pensate l'Arsenal se non riesce a vincere sta Premier. No, basta, De Sciglio, all'indietro, basta! Basta, all'indietro, basta! Basta! Anche al portiere. Ma basta andare all'indietro, raga. Ma basta! Ma basta! Io sono disposto a avere il 10% di possesso palla partita, ma in quel 10% andare ad attaccare la porta all'avversario. Mancano 20 secondi e finisce il primo tempo. Stiamo facendo possesso palla nella nostra area di rigore. Siamo andati in pressing, finalmente. Stiamo andando in pressing, finalmente. Mamma mia, incredibile. A pressarli sbagliano. Chi l'avrebbe mai detto? Che a pressarli sbagliano e tiriamo in porta. Allucinante. Grandi. Questo è fuori gioco, eh? Ehi. Oh. No. Mamma mia, Bremer, ti sei fatto mangiare. Meno male che era fuori gioco. Che mangiata che si è fatto dare Bremer, che mangiata. Paredes. Speriamo che gli abbiano sbloccato il potenziale tipo l'anziano saggio su una Mac, che sia tornato il Paredes forte. Comunque non capisco mettere Paredes e basta. Cioè hai usato uno slot così. Ma cosa vuol dire? Ma in che senso? Ma perché facciamo monocambi e sprechiamo tutti gli slot? Ma poi Danilo. E abbiamo fatto un tiro. Mamma mia Mattia Perin, che parata. Una parata da 10 in pagella questa. Ma che parata ha fatto Perin? La cosa che fa più male è che basterebbe un gol alla Juventus per riaprirla. Quindi tu stai anche qua a pensare di poter sperare, ma è una tortura infinita. Loro non hanno fatto nulla ma vincono, ma con il nulla che hanno fatto meritano di andare in finale. Rialzati, è pronto ad andare a rinvio. Rumoreggia San Siro che